Telegolfo, ben ritrovati, un saluto da parte di Giuseppe Capuano, amichevole di lusso, quella che seguirete con le immagini di Giancarlo Grammatico in campo insieme a Soria e Mister Gaeta, due squadre del Golfo di Gaeta costruite per sorprendere in questi due campionati, quello di eccellenza per l'insieme a Soria e quello di promozione per la Mister Gaeta. Subito in campo le squadre agli ordini del signor siciliano arbitro di questa gara. Ci sarà un minuto di silenzio, ma andiamo prima di tutto a conoscere le squadre in campo. Per la Mistral, tra i pali Cenerelli, 2 Bernisi, 3 Guglietta, 4 Ciotola, 5 Mastroianni, 6 Fortunato, 7 Cerasuolo, 8 Aprile, 9 Mariniello, ex di turno, 10 Marciano e 11 Bruni. In panca De Bonis, Siniscalchi, Azzuetei, Di Franco, Albano, Vitale e l'altro Albano. Allenatore e coach Parisella. Dall'altra parte l'insieme a Osogna con Zalli tra i pali, 2 Quirino, 3 Siciliano, 4 Coppola, 5 Lavanna, 6 Palazzi Nicola, 7 Corrado, 8 Badu, 9 Ioglio, 10 Boie, 11 Zonfrilli. In panca accanto a Roberto Gioia, Farina con 12, con la 5 13, 14 Mennella, 15 De Magistris, 16 Di Vito, 17 Di Vito, 18 Gioia, 19 Grassi, Rossi, 21 Nunes, ex di turno, 22 Stagno, 13 Guadè e 14, 24 D'Alterio. Un minuto di silenzio per le vittime di Genova. Terminato il minuto di raccoglimento, squadre che scenderanno in campo. A Osogna in maglia bianca, da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, ma il primo pallone lo avrà Mario Mariniello, conosce bene questo campo, è stata casa sua per più di una stagione Mario Mariniello, tanti i gol in maglia dell'insieme a Osogna, ora quei gol li deve segnare per la Mistral Gaeta. Tutto pronto, il signor siciliano. Potremmo dire così per ambo le parti, anche se sappiamo i due allenatori sono spesso e volentieri portati a modificare in corso d'opera soprattutto le posizioni degli esterni, due squadre che giocano con gli esterni che avanzano tantissimo e sono soprattutto offensivi, come Cerasuolo, l'ex Suio, l'ex Itri, per lui un bel po' di squadre nel Golfo di Gaeta, prodato quest'anno alla squadra del direttore sportivo Grasso. Cenerelli, anche lui un ex, non l'avevamo menzionato negli ex di turno, potremmo dire così, difeso i pali dell'insieme a Osogna nella stagione del campionato di promozione e poi approdare prima a Formia e poi a Gaeta, trovato stabilmente posto però nella Mistral Gaeta nel mercato di dicembre del 2017. Si appresta praticamente a vivere la seconda stagione, potremmo definirla così. Badu, taglio da quest'altra parte del campo dove Quirino stoppa, subito lo fronteggia il dirimbettaio Guglietta, il pallone in avanti per Corrado, prova ad aprire il gioco, Quirino non si è presentato in proporzione offensiva, allora deve ripiegare la Mistral con Bernisi che mette in movimento Cenerelli, bravo di piede Cenerelli, può rilanciare, spesso e volentieri è un libero aggiunto di questa formazione. Pirolozzi, netto l'anticipo su Mariniello, squadre che giocano alle 11 del mattino quasi a simulare un inizio di campionato che sarà fra due settimane, si giocherà alle 11, tanto caldo, quindi ci saranno sicuramente tante sostituzioni, tante prove per i due allenatori, le squadre sono un cantiere aperto, potremmo dire così, perché fin qui si è fatta tanta preparazione fisica, tanta muscolatura, ma giustamente gli ingranaggi, quelli sul campo, li vedi solo in amichevole e questa per Mister Gioia sarà sicuramente un'ottima occasione dopo la gara giocata contro l'Alba Nuova, gara persa per 1-0, ma giustamente era una Sonia sulle gambe, impallato, non tanto a livello degli schemi ma quanto a livello fisico, dopo una settimana di ritiro, l'acqua fondata. Tanto c'è un buon disimpegno della Mistral sul lato destro del campo, può gestire l'insieme a Sonia che in ripiego gioca con Coppola, Badu all'iniero per la Manna, il capitano di questo insieme a Sonia, prova a lanciare lungo adesso la squadra in maglia bianca, bella il tentativo per Ioglio, lo stop a seguire, lo segue Bernisi, Ioglio cerca il cross all'indietro, l'appoggio per il proprio numero 10 Boie, l'appoggio all'indietro per Badu, perde un istante per tirare Badu, esce bene la Mistral, poi c'è fallo commesso da Badu che in tentativo di ripiego
abbatte letteralmente l'avversario. Mastroianni, il pallone è battuto per lui, l'ex capitano dell'Itri, approdato quest'anno all'insieme a Osonia dopo il ritorno in eccellenza per lui. Marciano lo ha accompagnato in questo cambio, vorremmo dire così. Quirino qui, ottima la scelta di tempo nell'interruzione dell'azione. Boyer prova a mettere ordine, buona la sua prestazione nel prima amichevole. Boyer, mentre si è fatto veramente ammirare Wade a centrocampo, oggi chiamato in panchina anche Gennaro Vitale, uno che ha i piedi fatati. Giro palla a centrocampo, Coppola, apertura verso Boyer, dietro per Badu, il ghanese da quest'altra parte a cercare ancora una volta Quirino, lo stop un po' complicato, in qualche modo riesce a gestirla ancora Boyer, poi si perde il pallone, nulla da fare per lui. È insolito vedere Marciano come interno di centrocampo, lui che spesso e volentieri ha giocato da centravanti o da punta, ridisegnato, potremmo dire così, da Parisella in posizione di centrale, di centrocampo. Nuova avventura, potremmo dire così, con la maglia numero 10. Lui che di gol ne ha segnati tanti e a tante latitudini. Pallone per Corrado, il lancio lungo, è partito Ioio, non c'è fuorigioco. Cenerelli esce, anticipa secco l'attaccante numero 9. Pallone era stato lanciato da Zonfrilli, non da Corrado. Lancio in avanti, prova a metterlo sulla velocità della mista, Alzeoli tende sull'uscio il pallone, lo prende, lo porta via. La giocata del capitano Lamanna, lo scorso anno non poté iniziare la stagione per un infortunio, poi si è ripreso in corso d'opera Lamanna. Quest'anno mancherà Emanuele Pirolozzi, inizio stagione per la squadra dell'insieme Ausonia, brutto infortunio per lui al Malleolo. Tanto Corrado porta a passeggio il pallone, cerca il varco, lo scambio 1-2 con Ioio, in qualche modo il pallone verso Boyer, Boyer il lancio ancora a cercare Ioio, Ioio è tutto chiuso, la mista fa muro, l'apertura buona per il tentativo di cross che arriva adesso con Quirino, tiro cross potremmo dire così. Cenerelli sull'uscio si prende il pallone, lui preferisce aspettare che i suoi salgano, prendere posizione, fa viaggiare Bernisi nello stretto per far muovere Aprile, per lui le chiavi del centrocampo quest'anno, dove mancano anche Leccese, che non è neanche tra i convocati, è Vitale. Leccese è un altro ex di questa partita, Samuele Leccese, non avevo notato che mancava anche tra i convocati. Tanto il pallone per Coppola, suggerimento verso Badu, atterrato da parte del numero 11 Bruni, palla a terra e potrà giocarla allora insieme a Osonia quando siamo giunti al sesto minuto. Boye fa un po' da raccordo tra centrocampo e attacco, quasi un rifinitore dietro le tre punte, in avanti per Boye, vediamo, riesce a interagire con il pallone, all'indietro per Quirino, il giro palla per Coppola, il lancio in avanti ottimo per il numero 11 Zonfrilli. Zonfrilli non riesce ad andare via, ottimo l'inserimento credo di Mastroianni, la chiusura dell'esperto difensore, tiene un po' lì il pallone, poi Zonfrilli alla fine alla meglio proprio la Mistral che si riprende il pallone, potrà ripartire dal fondo con Cenerelli. Cenerelli che quest'anno avrà De Bonis come secondo portiere con esperienza nel fondi, giovanissimo De Bonis, lo conosce bene Parisella che lo ha allenato nella squadra giovanile del fondi, Alberetti. Lancio che spiove a metà campo, Manella anticipa Pirolozzi, c'era solo, buono all'aggancio, Quirino ora riesce a intervenire sul pallone, poi Badu prova a mettere ordine, porta a passeggio la sfera, si era alzato Corrado, preferisce però a giocarla all'indietro per il compagno siciliano, ancora siciliano, dialoga con Badu. Coppola avanti per Iorio, lo stop è preda di Marciano, si torna però da Pirolozzi, va Pirolozzi, buono il dribbling su Mariniello, poi Quirino, Ioio un po' tutto campo, la punta Boyer larga, forse Ioio voleva il pallone, palla al piede, fatto sta che la palla è ancora in possesso insieme a Sonia con Siciliano che adesso si distende lungo la fascia sinistra, prova a puntare l'avversario,
poi lascia l'incombenza a Corrado. Va Corrado, tentativo di cross basso, Boyer l'aggancio in aria, in qualche modo Boyer tutto chiuso. Buono l'intervento da parte di Mastroianni, che consegna ancora però il pallone all'insieme a Sonia lungo la fascia sinistra. Va Corrado, tentativo di controcross, preferisce abortirlo per Siciliano, cross da lui dalla tre quarti, pallone lungo, taglia tutta l'aria, non può arrivarci nessuno, sfera che si perde, credo in fallo laterale, sì, neanche fondo. 8 minuti, buono il ritmo tra le due squadre, basta pensare che siamo praticamente appena dopo Ferragosto, a cavallo del 15 di agosto. Mancano due settimane, siamo precisamente a metà della preparazione, un giro di boa virtuale potremmo definirlo così. Tanto la rimessa, Querino, buono l'intervento, palla fuori, era intervenuto Boyer a prendersi il pallone. Passaggio in avanti per Cerasuolo, Pirolozzi d'esperienza, sono veramente ottimi centrali difensivi, vorremmo dire, in campo da ambo le parti, perché sia Pirolozzi che Lamanna sono un'ottima coppia difensiva, dall'altra parte non sono da meno Fortunato e lapsus Mastroianni. Tanto il pallone per Corrado, buono lo stop, in qualche modo riesce a smorzare il pallone della Mistral, suggerimento in avanti, Lamanna suggerisce in profondità per Corrado, bella la finta, il pallone a seguire, Ioio, non Corrado, Ioio, ottimo movimento, ancora Ioio, palla a piede, perde il pallone, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora può ripartire la Mistral con Mastroianni che ferma, può far impostare per Marciano, Marciano si perde per un attimo il pallone, la Mistral prova a tenere la sfera con caparbietà, Bruni su questo pallone consegna però fallo laterale a Siciliano. Va il numero 3 a giocarla per Lamanna. Badu gode di una buona gravità in quel lato del campo. Badu spesso e volentieri si trova libero, comunque accerchiato dal giocatore della Mistral. Tanto c'è la suola come sempre, porta il pressing a tutto campo, una delle qualità di questa punta esterna. Pirolozzi, ripiego difensivo, quasi un tiro verso Zeoli, però il portiere può tranquillamente gestire. Lamanna, capitano per Pirolozzi, lo scambio per Coppola, regista difensivo potremmo dire così, da lui che partono i palloni dell'insieme a Sonia da quella parte. Boyer chiuso da Marciano, va Marciano e ritorna sul pallone, tutto regolare, può gestire il pallone però lo consegna ad Aprile, è un batti e ribatti che favorisce Marciano, bello il cross verso Mariniello, Lamanna, Mariniello in qualche modo riesce a far scudo, c'è traffico, c'è il fallo infatti da parte di Siciliano, no, da parte di Mariniello su Siciliano che era intervenuto in qualche modo sulla sfera. Si accende sempre l'allarme quando il pallone arriva in zona Mariniello, classe 82 Mariniello, centravanti affermato potremmo dire così, ma ancora affamato di gol. Bello questo lancio verso Corrado, ha tagliato tutto il campo, l'Ausonia sotto gli occhi di Gioia, Badu perde un istante di gioco, si perde il pallone, può ripartire la Mistral, però è falloso l'intervento da parte di Marciano, no, è da parte di Badu l'intervento falloso, Marciano si arrabbia perché voleva il vantaggio, stava puntando, forse ha qualche ragione il giocatore della Mistral Gaeta, sarà lui però a battere. Passaggio per Fortunato, poi c'è la chiusura su quel lato, su Ciotola, giovanissimo Ciotola, uno degli under di questa Mistral Gaeta. Pirolozzi come sempre palla a piede, si alza, qui un passaggio a metà, non riesce a servire, ritorna però sul pallone lo stesso Pirolozzi, lancio in avanti troppo tagliato per Ioio, no, Ioio che sta dimostrando una grande mobilità lì davanti, non dà riferimenti alla difesa della Mistral, ma soprattutto spesso e volentieri si sacrifica anche il ripiego. Andrà a rilancio lungo Cenerelli, e qui si vede precisamente il 4-3-3 potremmo dire così della Mistral,
con i tre attaccanti che si sono schiacciati sulla difesa dell'Insieme Ausonia, quasi a mo' di calcio balilla. Coppola, passaggio verso Corrado, buono il passaggio per Zonfrilli, non riesce a intervenire per l'ottima chiusura di Fortunato. Tocco anche di fino quello di Corrado. Rimessa laterale sotto gli occhi di mister Gioia, un'icona di questo Insieme a Ausonia, mister Gioia, tornato lo scorso anno dopo aver lasciato la squadra. Palla che riparte all'indietro, Coppola lo scambio dai e vai, praticamente vogliamo dire così, con la manna. Corrado all'indietro ancora per la manna, passaggio a cercare Pirolozzi. C'è un cambio nei terzini, anzi è Coppola che prende il posto da terzino per far salire Quirino e smuovere un po' gli equilibri, potremmo dire così, creare l'uomo in più sulla fascia. Ioio, bello il gioco, Marciano commette fallo. Non è già giocato, si stende siciliano, Corrado ha intenzione probabilmente di puntare l'uomo, va a puntare su aprile, poi probabilmente carica il tiro, tutto murato in quel lato del campo. Pirolozzi fa sponda comunque a Mariniello, c'è la Suolo, buono il gioco di Prestigio, riesce a tenersi il pallone su due uomini, poi la tocca a Boye, palla fuori. Buono il movimento del numero 7 in maglia biancorossa della Mistral Città di Gaeta. Quirino, poi è anticipato da Bernisi che però ha subito un colpo al volto, fermo a terra. Bernisi esterno a sinistra quest'oggi, riesce a coprire entrambe le fasce il giocatore della Mistral. Un jolly difensivo, dobbiamo definirlo così, per mister Parisella. Colpo allo zigomo per il numero 2. Mariniello saluta alcuni tifosi dell'Insieme Ausonia, lasciato un ottimo ricordo questa squadra, è stato il bomber della stagione del campionato di promozione. Adesso gioca con Pirolozzi, i due si sono allenati tantissimo insieme. Coppola, il dei e vai con Quirino, difensore di casa Ausonia, il passaggio verso Zonfrilli, ancora per Coppola, Ioio cerca un triangolo allargato, prova a cercare Zonfrilli, c'è la chiusura protetta di Guglietta che facilita l'intervento di Cenerelli. 15° minuto, è andato via lato per la giocata di Bernisi che è tornato a destra, forse era un caso che si trovasse qui a sinistra visto che questa fascia la sta coprendo Guglietta. Rimessa che sarà dello stesso Bernisi verso Bruni, c'è forse fallo, infatti è così da parte di Lamanna su Bruni che compone insieme a Cerasuolo e Mariniello il tridente d'attacco. Nel momento Cerasuolo andrà a prendere posizione verso sinistra, quasi a dar man forte a Mariniello tra i due centrali. Non è portato a passeggio da Bernisi, termina a terra e Bernisi qui è tornato di nuovo a sinistra, quasi un centrale difensivo, una difesa a tre ipotetica visto che Ciotola sta giocando altissimo. Bruni, queste sono le chiavi tattiche con Parisella che spesso e volentieri sposta le carte in campo. Coppola lancia a cercare di illuminare Ioio, Cenerelli abbozza l'uscita, poi ritorna sui propri passi, l'arbitro blocca tutto, ha visto forse un fuorigioco, un po' al limite forse con gli assistenti non sarebbe stato chiamato, però in questo caso l'arbitro da solo spesso e volentieri blocca per fuorigioco. Non è facile controllare tutto il campo da solo, basti pensare che in Serie A ci sono praticamente 5 persone sul campo più
VAR, Guardalini, VAR, quarto uomo, che giustamente il livello è altissimo. Guardalini oggi in amichevole sono giusto un pro forma per le palle fuori. Tanto lo scambio siciliano si torna dalla manna, difensore dai piedi buoni, poi Coppola, è lui che prende e porta avanti il pallone per l'insieme a Sonia. Piero Lozzi chiama in avanti Quirino, ancora per Coppola, perde per un attimo il pallone, poi lo consegna ad Aprile, Fortunato lancia in avanti, Piero Lozzi può tranquillamente gestire, non chiama in causa Zeoli. Badu. Lancio di Badu, ottimo sull'esterno, non ci arriva per pochissimo, ma non ci arriva Corrado. Buono però il taglio da parte della linea difensiva direttamente sull'altro frangente di campo. Difesa Mistral, la giocata da parte di Aprile. Bello il passaggio da parte di Badu, va lui a cercare il cross, esce Mastroianni dalla retroguardia, mette il pallone fuori, già battuto per Siciliano. Siciliano all'indietro va a cercare Coppola, possibilità di crossare da quel lato, lo fa di testa Bernisi, era tutto solo, può ripartire c'era solo allora, impossibilità di contropiede, Guglietta, anzi c'è Guglietta sì, da questo lato, non visto da c'era solo, Marinello la sponda per Bruni, entra in area Bruni, la chiusura, arriva comunque il tiro da parte di Bruni, ma ottima azione della Mistral che messo giù un contropiede da maestro, anche se su questo lato sinistro c'era Guglietta che poteva macinare metri in solitudine. Non l'ha visto, c'era solo, forse ha pensato anche bene, perché comunque è arrivata l'occasione da gol, che da quel lato ci fosse maggiore possibilità. Cross in mezzo, ancora un angolo, Quirino si rifugia fuori in azione aerea. Non si vede la mischia in area di rigore, ma ci sono un bel po' di uomini pronti a saltare. Pallone che partirà. Stretto sul primo palo, battuto malissimo questo corner da parte di Marciano, poi c'è un'entrataccia di Boyer. Falcia nettamente Marciano. Troppo impeto in questo caso per il centrocampista. Arriva lo staff tecnico della Mistral ad aiutare i sanitari a portare soccorso a Marciano. 20° minuto. Siamo quasi vicini a un terzo di gara, ancora 0-0 il punteggio. Una sola azione nitida da gol, quella di Bruni per la Mistral Gaeta, proprio qualche minuto fa. Mentre rimane ancora a terra Marciano, sembra potersi comunque rialzare, un po' claudicante in questo caso. Comunque il lato del campo Marciano, un po' di test per lui, calcio di punizione praticamente a ridosso dell'area di rigore, siamo sulla tre quarti, c'era solo, cercherà sicuramente il cross in mezzo, anche se c'era solo spesso e volentieri ha un ottimo piede da quel lato, escludiamo per il momento Gennaro Vitale che è in panchina, ma quella è una delle sue zone. Salgono gli uomini, Mastroianni parte da dietro, il pallone è verso di lui, Mariniello solo e poi ancora un tentativo, Zeoli risponde bene, un altro quasi gol della Mistral, pericolosissimo in area, ma Zeoli questa volta ha risposto presente, l'ha fatto alla grande sul colpo di testa di Mariniello, mentre rientra Marciano, poi non è riuscita la Mistral a correggere in porta, c'è un altro pallone in avanti, Boyer e qui c'è il fallo di Cerasuolo, altro calcio di punizione dall'altra parte praticamente. Però bellissima l'azione da gol, si stanno scaldando le polveri, potremmo dire così, tra le due formazioni. Ha avuto un riflesso felino, in questo caso Zeoli, che si è fatto trovare pronto sul colpo di testa.
Calcio di punizione è una posizione molto interessante questo per l'insieme Osoni adesso. Cianelli probabilmente metterà una difesa, una barriera a 4, ma da lì è difficile andare a cercare lo schema. Infatti si crea il muro davanti a Cianelli, lì o porta, non ci sono altre soluzioni. Infatti Coppola sembra pronto a calciare, va lui, alto sulla traversa, buono il tentativo di Coppola. Il pallone non è sceso, ma comunque si è fatto notare da Cianelli. Riparte Cianelli, rinvio, alza un po' la difesa la Mistral, palla che spiove verso Marinello, buono lo stop a seguire, elegante in questo caso Guglietta, avanti per Cedasuolo, lo segue Pirolozzi, in qualche modo Cedasuolo riesce a rientrare, ottimo funambolico potremmo definirlo così in questo tangente, aprì il cross in mezzo, Pirolozzi un muro, una sicurezza in questo caso. La manna di testa allontana, alimenta Marciano, combatte e ribatti di Quirino, poi in qualche modo Marciano prova a interrompere il Torello. Di testa Corrado, Ioio lo stop a seguire, prova a mettere ordine, ingaggia il duello con Fortunato, c'è fallo da parte del numero 6 Gaetano. Capitano di questa Mistral Gaeta. Palla a terra, già battuta per Badu, Coppola, piedi buoni per lui. L'apertura a cercare Pirolozzi, ottimo fraseggio potremmo dire così nella parte arretrata del campo dell'insieme Osonia, questo aiuta spesso e volentieri a costruire i lanci come in questo caso verso Corrado, stop un po' difettoso, il pallone gli è sgusciato via, Badu, la manna, ancora Badu, il passaggio a cercare Corrado, si sovrappone Siciliano, vediamo se segue il gioco, no, preferisce giocarla per vie centrali, Coppola, Ioio, su questo lato c'è Quirino, buona possibilità, l'ha visto Coppola, lancio in avanti, stop a seguire, lo scambio proprio verso Ioio, sceso sulla tre quarti, bello lo scavetto per Badu, non riesce poi a proseguire, il pallone viene messo in angolo dalla Mistral, potrà battere Boye, qui Cianelli con esperienza, non lo vedete inquadrato perché siamo un po' distanti, ma con esperienza ha portato il pallone attendendo i suoi. Corner. Stretto il pallone verso Coppola. Il controcross di Coppola e qui sbaglia Coppola. Intanto ci può stare, il pallone è sbagliato. Battezza bene la sfera fuori Cianelli. La fa ripartire lui il pallone. 25esimo. Lancia in avanti Quirino di testa, anticipa Cedasuolo, Coppola mette giù, arriva su di lui Marciano, finisce a giocare là dietro su Pirolozzi, la manna, ancora Pirolozzi, Badu, pallone giocato verso Zonfrilli, riesce a chiudere il passaggio verso Corrado, buona la chiusura della squadra in maglia biancorossa con Marciano, si rifugia all'indietro su Mastroianni, poi ultimo uomo, la gioca sul portiere Cianelli, ancora su Mastroianni, a destra a cercare Bernisi, anzi a sinistra in questo caso, Bernisi praticamente ha composto quasi una virtuale difesa a 3 adesso dalla Mistral Gaeta, un 3-4-3 messo in campo da Parisella. Con i tre centrali Fortunato, Mastroianni e Bernisi. Mastroianni qui forse si complica un po' la vita, l'appoggia su Cianelli. Mastroianni è abituato a giocare in difesa a 3, ai tre nell'ultimo anno si è spesso giocato con questo tipo di difesa, qui Quirino entra con impeto ai danni di Guglietta, meno sta facendo su quell'altro lato del campo Ciotola, col numero 4 non si è visto tantissimo chiamato in causa. Aprile, in avanti in verticale verso Marinella, forse Marinella mi ha sentito, ha chiamato in causa proprio Ciotola, il tentativo di cross, la chiusura di Siciliano, rimessa laterale in attacco per la squadra della Mistral.
diciamo, una difesa a tre, ci sono tre buoni difensori, sia Fortunato che Bernisi che Mastroianni sono ottimi elementi di difesa, ciò ti permette di poter sfruttare in un ipotetico 3-4-3, ma che può diventare un 5-2-3, un 5-3-2, come si voglia definirlo. Grosso in mezzo di Ciotola, non doveva fare, poi Aprile riesce in qualche modo ad alimentare in avanti il pallone, ma il pallone sguscia via verso Corrado, l'appoggia verso Badu, la manna per Coppola, lo scambio lo stretto tra i due, la manna passeggia ancora per Coppola, i due fraseggiano tantissimo. Coppola è uno degli ultimi arrivati in casa insieme a Osonia, arrivato praticamente quasi a Fontana Fredda direttamente, senza passare dal via. Mastroianni chiama i suoi, cerca soluzioni, ma si trova alto il pressing dell'insieme a Osonia. Mariniello in qualche modo riesce a uscire dalle linee. Pirolozzi, arriva Cerasuolo, se ne ravvede il difensore, Quirino, Coppola, punto di riferimento, già Boye termina fuori il pallone, fallo chiamato su Boye, apertura a cercare Corrado, in qualche modo Ciotola, poi Bruni prova a sgusciare via su Siciliano, in qualche modo ritorna il difensore Badu. Bella la finta, passa il pallone per Zonfrilli che poteva scappare via, si è fatto sorprendere Bernisi. Intervento adesso da parte di Guglietta, recupera metri di campo Guglietta, poi si chiude, finisce tornare indietro su Cerasuolo, Marciano, Cerasuolo, la chiusura di Quirino, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Zonfrilli, e qui c'è il tocco di Aprile, si è sentito l'intervento da parte del numero 8. Intanto si spiegano Cerasuolo e Quirino. Sfera che torna comoda da Cenerelli, può gestire il biondo portiere ex Minturno, per le esperienze in tante squadre del golfo, Minturno, Gaeta, Formia, Sonia e Mister Gaeta, spero non averne tralasciata nessuna. È in un mondo sportivo dove spesso e volentieri si cercano portieri under, Cenerelli è una conferma senior, potremmo dire così, lui che è stato già come under, molto sorprendente. Zeoli, passaggio per la manna, anche Zeoli è ancora un portiere under ma con grandi campionati alle spalle, lo scorso anno iniziò a Formia. Lancia in avanti di Badu verso Zonfrilli, in qualche modo però commette fallo ai danni di Mastroianni. Zonfrilli ne approfittano per rifiatare i giocatori, gara che al momento non sta avendo un ritmo eccezionale. Ha avuto danni Mastroianni dall'intervento, si riparte con Mastroianni che serve per Marciano, c'è Guglietta su questo lato di campo, riesce a intervenire ma c'era forse fuori gioco, comunque il pallone è tornato all'insieme a Sonia. Boye, se non erro malignano, poi chiederò al buon Edu le nazionalità. Bella l'altura di Quirino, in qualche modo però Marciano d'esperienza riconquista il pallone, Cerasuolo, possibilità di superiorità numerica su quel lato, Cerasuolo si invola sulla fascia, entra in aria, c'è il fallo, rigore di Pirolozzi che ha trattenuto un po' dalla maglia Cerasuolo, ma la vedo un po' eccessiva come chiamata di rigore, forse stava attendendo Cerasuolo il tocco. Fatto sta che Namichele ci sta, prova a spiegarsi Pirolozzi, vedete lì da lontano, calcio di rigore 32esimo, non lo tira Mariniello, questa è la notizia,
lo tirerà a Cerasuolo. Cerasuolo da fermo, prenderanno in corsa, Cerasuolo contro Zeoli. Parte il numero 7, il tiro e c'è il gol, 1-0, cambia il risultato a favore della squadra ospite della Mistral. Mette a segno Cerasuolo su calcio di rigore. 33esimo minuto. Il gol di Cerasuolo, ovviamente festeggia la Mistral. Dobbiamo fare un test drive anche alle penne. Si riparte. Ausonia sotto 1-0, in avanti la Mistral al momento. Calcio di rigore procurato e realizzato da Raffaele Cerasuolo, una delle poche sortite offensive della gara. Non è che non ne ha fatte la Ausonia, sono state pochissime, forse quasi in pari il bilancio fino al gol di Cerasuolo. Adesso un interessante calcio di punizione per la Mistral, per l'insieme Ausonia in attacco, quasi al vertice dell'area della Mistral Gaeta. Salgono le torri, tanto Piero Lozzi e Cerasuolo si spiegano ancora sul calcio di rigore. Ognuno fa il suo mestiere, giustamente, il gioco del calcio. L'attaccante deve cercare il rigore, in quel caso il difensore non deve concederlo, o almeno deve chiudere il più regolarmente possibile. Fa parte ovviamente del gioco delle parti. Parte il calcio di punizione dritto verso i pali, alto il pallone, quasi da dimenticare, colpito a salire, non a scendere. Ripartenza che sarà della Mistral quando mancano 10 minuti al tè freddo, vorremmo dire così, visto che di caldo ce n'è già tanto in abbondanza sul campo e dove la temperatura sia intorno ai 30 gradi. Non l'ideale per giocare a calcio. Cerasuolo riesce a intervenire sul pallone. Piero Lozzi esce, Coppola su di lui, aprile di gran carriera. Coppola se ne ravvede, preferisce fermarsi. Passaggio in avanti per Zonfrilli. Ancora da Coppola, Quirino, subito attaccato da Guglietta. Esterni della Mistral quest'anno saranno veramente impegnatissimi, questo probabilmente il DS Grasso ne ha voluti un bel po' per poter concedere fiato e opportunità. Mastroianni lancia in avanti, lo stop di petto elegante in questo caso di Coppola, ottimo elemento questo giocatore scovato dal DS Damiano Del Borgo. Tanto Corrado prova a venire in avanti, il passaggio questa volta pende in controtempo un po' a tutti, siamo tutti verso avanti, il pallone è stato servito indietro, si perde in fallo laterale la sfera. Rimessa battuta per la Mistral. Mistral unica società rimasta a tenere vivi i colori biancorossi vista la ripartita della polisportiva Gaeta. Non so se la maglia biancorossa sarà scelta come prima maglia di questa stagione, visto che in origine aveva come colori societari il giallo-blu. Tanto c'è fallo ai danni di Lamanna da parte di Bruni. In avanti il pallone a cercare l'ottimo stop di Corrado, sempre una spina nel fianco. Passaggio verso Zonfrilli che spazia in avanti. L'Ausonia ha quattro giocatori che possono puntare in qualsiasi momento e cambiare ruolo là davanti, visto che anche Ioio spesso e volentieri si sposta a dar manforte quasi sulla tre quarti. Coppola addirittura il tiro, un po' velitario, però ci sta.
dimostrato di avere un buon lancio, ci sta nell'economia della gara. Trentottesimo alle porte, Fortunato va il capitano della Mistral Gaeta. Badu non riesce a innescare Corrado, Bruni allora, dribbling secco, salute e se ne va su Siciliano, ancora Bruni, dovrebbe adesso cercare di passarla, ritorna invece su di lui Siciliano, erano un po' chiuse in avanti le punte, vorremmo dire punte, perché c'è Guglietta che ha preso il posto di Cerasuolo stabilmente, un po' cambiato lo schema tattico della Mistral Gaeta con Cerasuolo che spesso e volentieri si accendra tantissimo lasciando in alcuni casi però in inferiorità numerica Guglietta su quel lato di campo, è vero che dietro c'è Bernisi, tanto Zonfrilli non fugge via da Mastroianni, è vero che dietro c'è Bernisi, dicevamo, però Bernisi fa parte della difesa 3, non può coprire la fascia. Zonfrilli, buono lo stop a seguire, in qualche modo c'è il fallo forse su di lui, l'arbitro lascia continuare, allora riparte Marciano di gran carriera, contropiede in verticale a cercare Bruni, arriva il pallone, chiedeva un fallo Bruni, l'arbitro adesso sta lasciando correre Corrado, buono il suo dribbling, anche lui, saluta e se ne va, porta a passeggio Marciano, ancora Corrado, in mezzo a due, esce bene, a terra, fa sedere, c'era Suolo e forse c'era l'estremo del rigore, l'arbitro non concede il penalty all'insieme a Osonia, rinvio dal fondo, ma bella l'azione di Corrado, ci sta il tentativo del giocatore, si lamenta all'insieme a Osonia, è sempre pur sempre un amichevole, però se l'hai concesso su Cerasuolo in quel caso lo concedi anche in quest'altro probabilmente. Aprile, il taglio su questo lato per Guglietta, buono lo stop, lo raggiunge Quirino, riesce a intervenire sul pallone Quirino, poi l'appoggia su Zeoli, riparte Piro Lozzi, Badu già in clima partita, il tifo ausoniese, Guglietta di testa in tribuna direttamente il pallone, Quirino indietro da Piro Lozzi, si passa per Badu, Ioio in qualche modo prova a fuggire via ad Aprile, ringhia su di lui il numero 8 della Mistral, poi il tiro questa volta è fuori da parte di Badu, la vuole giocata Gioia e ha ragione, con questi tiri non si può vincere, si può centrare una volta ma non si vincono le partite, soprattutto dall'altra parte è sempre un portiere che in tante squadre è fortissimo, soprattutto dei tiri da lontano. Lancio in avanti di Cenerelli, duelli aerei, poi la manna quasi di tacco, alza il pallone, rimessa che sarà di Cerasuolo, autore del gol che fin qui decide la contesa, contesa amichevole ma è pur sempre una contesa. Mastroianni, palla a piede, l'appoggia, poi c'era solo, non riesce ad aggirare il Quirino, Zonfrilli in qualche modo elegante, poi tiene il pallone, ancora Zonfrilli nel dribbling, mette in superiorità numerica su quell'altro adesso insieme sono i propri giocatori, poi si accentra, bello dribbling, passaggio verso Ioio, il tiro murato dall'intervento di Mastroianni che manda a farfalle, pallone cameraman, Ioio, ancora Ioio, la sua penetrazione questa volta non riesce a entrare verso Cenerelli, ma buona l'occasione del portiere. Zonfrilli prova a puntare Marciano, lo scambio nello stretto, qui si vede la tecnica, Zonfrilli può entrare in aria, il tiro di sinistro, la parata, si stende Cenerelli, ma ancora bella l'azione dell'insieme Osonia che non sta mettendo tiri ma mette giù un ottimo gioco, ottimi fraseggiatori, se vogliamo trovare una pecca mancano i tiri in porta, non da lontano ma da vicino,
ma in questo momento ci sta tutto quello che sta facendo insieme a Osonia a livello potenziale. Dall'altra parte anche la Mistral come potenziale non è male, si è parlato più volte del campionato di promozione e la Mistral è una squadra che punta a vincere il campionato di promozione, quindi è una squadra di quelle che potenzialmente giocherebbe per una media classifica a salvarsi in eccellenza, media alta, diciamo un salvarsi alto, anche perché i livelli sono più o meno quelli. Momento 1-0, ma buone cose viste da entrambe le parti. Tanto Corrado chiuso in questo frangente, non gli arriva proprio il pallone. Ultimi 90 secondi, poi credo che ci sarà pochissimo da recuperare. Non penso che l'arbitro infilerà ancora sui giocatori. Badu, gol di spazio, e qui però va al tiro. Occhiataccia da parte di Gioia ai suoi giocatori. Non è questo il gioco che vuole mister Roberto Gioia. È vero che c'è stanchezza, però se l'Ausonia è una squadra come quella che abbiamo visto, che fraseggia nello stretto, lo fa alla grande, questi tiri diventano veramente inutili. Boye prova a salutare Bernisi, in qualche modo Bernisi, la chiusura. Marciano, buona la sua posizione comunque a centrocampo. Zonfrilli riesce a intervenire, forse c'è fallo. Boye prova a impensierire su Bernisi, esce Mastroianni, palla a piede per lui, può far viaggiare il pallone verso Marciano. C'era Suolo, lancia a cercare Bruni, fa proseguire per Ciotola, un po' spento in questo caso Ciotola, non si è visto. È vero che la Mistral non ha spesso e volentieri puntato sul lato destro del campo. Ma l'Ausonia Coppola per Zonfrilli. L'arbitro dice che può bastare così. 0-1 il punteggio. Al momento decide Cerasuolo questa amichevole tra insieme a Ausonia e Mistral Gaeta. A risentirci per la ripresa. Secondo tempo che inizia in questo momento, altri 45 minuti da vivere tra le due formazioni. Ausonia che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Le immagini sono curate da Giancarlo Grammatico. Intanto Corrado prova subito ad attaccare, il pallone in mezzo lo alza a campanile Mastroianni, poi perde l'attimo giusto Yo-Yo, bello però il palleggio, smorzata la sfera sul fondo e corner a favore dell'Ausonia. Gara che è terminata 0-1 nel primo tempo. Non sembrano esserci stati i cambi, man mano ce ne ravvederemo, segno che comunque vuole testare i propri giocatori in virtù del prossimo inizio di campionato. Non solo mister Gioia ma anche mister Parisella, visto che non vanno ad attuare cambi. Pallone giocato verso la manna, Corrado per Pirolozzi, prova a seminare Aprile, si ripassa sul lato per Corrado, in qualche modo gli concede spazio, c'è stato già un cambio allora, è entrato il numero 13, Siniscalchi, dovrebbe essere intanto da dimenticare questo tiro, Siniscalchi dovrebbe essere entrato al posto di uno degli esterni, quindi o Guglietta o Ciotola. Purtroppo non ci sono le segnalazioni dei cambi. Intanto Siniscalchi ancora tocca il pallone, uscito Bernisi però, allora è retrocesso Ciotola, è uscito Bernisi. Questo è il cambio attuato dalla Mistral, fuori Bernisi, dentro Siniscalchi. Pallone a cercare Zonfrilli, lo stop a seguire, non è dei migliori, pallone sparato via da Mastroianni.
non vedo cambi nell'insieme Sony, e questo lo possiamo confermare. Lo diamo per appurato, solo un cambio. Allora è andato al centro della difesa Ciotola ed è entrato Siniscalchi, un under, potremmo dire così, visto che mancavano. Corrado prova a venire in avanti, nel Gaeta ci sono giocatori solo per un onore di firma, potremmo dire così, non scenderanno in campo. Ci ha dato qualche dritta il DS Grasso tra primo e secondo tempo, non andranno in campo né Albano, né Vitale, né Azoitei. Ci eravamo sorpresi della panchina di Vitale, ecco la spiegazione, anche perché uno come Vitale è difficile metterlo a sedere. Mancano ovviamente Castiglio Caro, Leccese e Simeone, la squadra di Parisella. Badu, l'appoggio all'indietro da parte di Siciliano. La manna, mentre si scaldano un bel po' di giocatori per l'insieme Osonia. Tutta la panchina a scaldarsi per gioia, segno che comunque in questo secondo tempo vedremo qualcosa cambiare. Voglio il pallone verso di lui, un po' lungo, lo insegue comunque con generosità l'under numero 10, giovanissimo Boyer. Messa laterale battuta per Cenerelli. Cenerelli, lungo rilancio a spiovere nella zona dove Guglietta riesce a intervenire sul pallone, poi il passaggio non trova compagni. La manna per Pirolozzi, sale come metri di campo. Pirolozzi, palla a piede, taglia tutto il campo a cercare Corrado. Potrebbe arrivarci Corrado, tiene il pallone in campo, arriva su di lui Siniscalchi, cerca il cross Corrado, il cross che arriva però taglia l'aria e approda in zone dove non ci sono giocatori dell'insieme Osonia. Da cestinare questa occasione, vorremmo definirla così. Si ritorna a Cenerelli quando siamo al quinto minuto. Ci hanno confermato che praticamente è un vero e proprio esperimento quello di Marciano, numero 10 della Mistral, centrale di centrocampo, anche in virtù del fatto che mancano sia Leccese che Vitale. Lui che spesso e volentieri è stato un esterno d'attacco, un esterno di centrocampo, lo possiamo abbozzare, ma oggi si sta ben comportando come centrale di centrocampo. A fianco di Aprile, in un centrocampo a due, potremmo dire così. Adesso lo vedete addirittura a ridosso di Mastroianni per prendersi il pallone e suggerire il passaggio. Mastroianni, rilancio lunghissimo per lui, la manna in anticipo di testa, appoggia verso Pirolozzi. Ancora i due centrali, Coppola, giocatore che ha calcato campi di Serie D. Coppola sta facendo notare quest'oggi. Siniscalchi, la chiusura di Siciliano. Altro under siciliano, siamo Sonia, Zeo, Liquirino, Siciliano e Boyer come under in campo. Fondamentale il gioco degli under, questo regolamento. Fortunato, in questo caso un piccolo infortunio col pallone, serve Boyer. Passaggio verso Zonfrilli, non riescono i due a innescare l'azione d'attacco. Si torna all'indietro addirittura da Cenerelli, attacca Ioio, e qui Cenerelli deve appoggiare per forza in fallo laterale con Ioio che ha portato un pressing altissimo. Boyer, mezzo per Coppola, scambia con Badu, va Zonfrilli a recuperare il pallone. Passaggio ancora per Coppola, Boyer non riesce a far filtrare il pallone,
riparte di gran carriera Marciano, ottimo raccordo tra difesa e attacco, un pendolino per Parisella. C'è il Rasuolo, si stava centrando bene, applausi però per Pino Lozzi, che si conferma ancora ottimo difensore. È stato cercato da tante squadre Pino Lozzi, già nella scorsa, Ioio, bello! Di tacco si era portato il pallone in avanti, la giocata da quelle da PlayStation. Non è riuscito però a tenersi il pallone per andare a impensierire Cenerelli. Diciamo Pino Lozzi cercato da tante squadre, un ottimo elemento difensivo, con la Manna forma un'ottima coppia di centrali, Gioia si coccola questo duo, tanto in avanti per Corrado, chiuso ottimamente da Siniscalchi, pronta la carta Luigi Gioia, quindi appena si fermerà il pallone, intanto un controllo un po' difettoso in questo caso di Marciano, lasciamo seguire il direttore di gara. Pronta la carta Luigi Gioia, quindi un giocatore d'attacco. Intanto qui c'è il fallo di Quirino ai danni di Guglietta. Un po' al limite, rischia ancora una volta insieme a Osonia. E qui la Manna va a portare le proprie maestranze al direttore di gara, anche perché poc'anzi nel primo tempo non aveva concesso un rigore all'insieme a Osonia, aveva concesso un rigore alla Mistral. Qui si fa sentire il capitano, anche questa è preparazione però. Calcio di punizione sull'uscio dove c'è la scritta salve dell'area di rigore di Zeoli. Mentre entrerà Luigi Gioia, quindi un cambio in attacco. Esce Boyer. Non inquadrato, va fuori Boyer, dentro Luigi Gioia. Primo cambio, potremmo dire così. Calcio e punizione per Marciano, è entrato un altro giocatore, si tratta del 14, Mennella, è andato fuori Quirino. Un esterno per un esterno, un under per un under, potremmo dire così, anche se la Sonia al momento ha soli 3 under in campo, non 4. Calcio e punizione di Marciano, pallone che non scende. Si accende un po' il discorso in tribuna. Non è una gara tra Scapoli e Ammogliati, dice qualcuno. È un'amichevole, ma non è Scapoli e Ammogliati. È vero. In qualche modo il calcio è sempre calcio. Se la prendi sotto quel punto di vista, non serve a nulla giocare. Perché i giocatori devono entrare in forma campionato, in forma partita. Primo pallone per Gioia, lo stop a seguire. L'esterno di sinistra tiene ancora il pallone, si è fatto male per un giocatore della mista, arriva il cross in mezzo, Zonfrilli, la sua conclusione è bella, ma c'era un uomo a terra della Mistral, ha avuto la peggio, credo non fortunato, non riusciamo a vedere il giocatore a terra, arriva lo staff sanitario, credo sia Siniscalchi. Si è accasciato a terra il giocatore della Mistral Gaeta, colpito, ma neanche tanto da Gioia, quindi forse un infortunio suo muscolare. La cosa che sembra più strana è che è Siniscalchi, quindi un giocatore è entrato nel secondo tempo. In campo praticamente è da 10 minuti. Tanto si scambiano di posto Mennella e Siciliano, con Mennella che prende posizione a sinistra nello schema di Gioia, mentre va fuori Siciliano, entra Di Vito. È entrato Di Vito. Si è rialzato Siniscalchi. Esce però, non ce la fa Siniscalchi, arriva un altro cambio a centrocampo, entra il numero 15 Di Franco, ex Terracina.
durata 11 minuti praticamente la partita di Siciliano, di Siniscalchi, rientrato Di Franco. Speriamo non sia nulla di grave per il giocatore della Mistral. Pallone che riparte, allora Marciano, siamo sotto il solleone, mezzogiorno quasi e mezza. Palla per Mastroianni, porta a passeggio, calato di tanto il ritmo, vorremmo dire così. Primo pallone toccato da Di Vito. Sembrato strano vedere Di Vito non tra gli 11 titolari, giocatore che nella scorsa stagione è stato un vero e proprio jolly di Mister Gioia, giocato in qualsiasi parte del campo, è dir poco, mancava solo il portiere per Di Vito. Altro cambio, entrerà Wadé. Dentro Wadé, fuori Badu. Cambia praticamente il regista della squadra dell'insieme Osonia. Wadé non avrà il numero di maglia, che giustamente le maglie si fermeranno a 20 quest'anno, sono 24 i giocatori in forza dell'insieme Osonia in campo in questo momento, quindi ci saranno sicuramente giocatori che dovranno essere tagliati in tribuna ogni giornata. Poi giustamente l'allenatore saprà cosa e chi scegliere. Tanto Ioio, buono il suo controllo per Zonfrilli, i due devono affinare la confidenza sul campo. Bruni, quasi interno in attacco, un po' cambiato lo scacchiere della squadra di Parisella. Pallone controllato non benissimo da Di Franco, l'esterno poi si disinteressa del pallone. Di Franco preferisce intervenire su Pennella, ma il pallone è della Mistral. Un po' di dubbi su questo pallone, vabbè. Zeoli, rinvio a cercare Luigi Gioia, anticipato ad aprile, però Gioia entra in possesso di palla, va il capitano senza fascia, Luigi Gioia prova a puntare tutta la difesa, arriva su di lui Mastroianni, la chiusura da parte del numero 5. Aprile, poi per Di Franco, dai e vai proprio su Aprile. L'apertura panoramica a sventagliare sull'altro lato di campo, sfera che torna verso Bruni. Bruni che adesso ha preso un ruolo molto più arretrato in confronto a prima, si è un po' allontanato dall'esterno di fascia destra. Intanto c'era fuori gioco da parte di Mariniello. Pronto un altro cambio per l'insieme Osonia, ma si gioca Wadé. Passaggio a cercare Coppola. Pirolozzi sale, palla a piede sull'esterno a cercare il compagno che sarebbe Di Vito. Poi l'arbitro blocca tutto, c'è un fallo. Arrivano i cambi, un cambio. Esce Coppola. Coppola fuori. E qui ho bisogno di una mano per sapere chi è entrato nella Osonia. Che il giocatore ha la maglia girata. No. Dovrebbe essere D'Alterio. Diamo per D'Alterio, poi completeremo mano a mano il quadro. Pallone per Pirolozzi, porta a passeggio la sfera su Cerasuolo. Ovviamente la gara adesso cambia di motivazioni. Wadé, mezzo per Iorio, buona l'occasione, non riesce ad anticipare. Cenerelli mette i guantoni sul pallone, non ce la fa Ioio a intervenire su questa sfera. Pallone lanciato in avanti, non abbiamo il nome del centrocampista entrato, è Grossi, ci aiuta Damiano del Borgo, non D'Alterio, quindi Grossi, maglia numero 19 ipotetica al posto di Coppola.
Tanto Zonfrilli, buona rottura, prova a puntare, il passaggio verso Ioio, non tira di prima intenzione, va al dribbling, Zonfrilli, non c'è fuori gioco, tutto chiuso però, la difesa interviene bene, e qui è mancata la cattiveria, va bene il dialogo, ma la cattiveria ci vuole in quei casi, botta, e lì, male che va, la prende il portiere. Palla fuori da parte di Insieme a Osonia, non si è sentita Ioio di calciare al volo. Ovviamente in un discorso in cui siamo in fase di preparazione amichevole ci può anche stare, non rientra in un discorso in caso di partita una giocata del genere. Deve essere più cinica la squadra di Gioia, in questo caso è mancato il cinismo. Grossi per Guadè, passaggio a cercare Gioia. Luigi Gioia, punta di Franco all'indietro per Guadè, la porta sul destro, preferisce giocare di sinistra su Grossi, passaggio a cercare Di Vito, un buon tiro Di Vito, però preferisce giocarla, il cross in mezzo a spiovere, è qui Guadè, la mette fuori, bella l'azione, applausi per Guadè, ma il pallone non entra, sarebbe stato difficilissimo per Cenarelli intercettare quel pallone. Buona la giocata tra Di Vito e Guadè. Rilancerà a lungo Cenarelli mentre è pronto un altro cambio in casa Insieme a Osonia. Mentre praticamente li ha terminati, è rimasto solo Albano, Salvatore per la squadra della Mistral. Pirolozzi passeggia la sfera, poi Guadè. Di qua per cercare Mennella, la velocità di Mennella qui, entra Aprile su di lui, lo sposta fisicamente, in questo caso si è disinteressato del pallone Aprile, può starci la chiamata di direttore di gara. Guadè, passaggio verso Zonfrilli, un po' lontano dalla porta Zonfrilli, cerca Gioia, punta su Di Franco, Gioia entra bene, pallone sul destro, deve portare al passeggio la sfera, il tiro di Gioia, bellissima sia la conclusione che la parata di Cenarelli, tagliato come il burro l'area di rigore, Luigi Gioia, uno dei più pericolosi dell'attacco di questi Insieme a Osonia in questo frangente. Bruni, per lui nuova version, esterno di centrocampo, mentre praticamente è passato quasi con un attacco a due, Parisella e una difesa quasi stabile a 4. Un 4-4-2 semi-ipotetico per Parisella, vogliamo definirlo così. Siamo Sonia che prova ad accendersi con Corrado. Cross basso, c'è una mano di Fortunato attaccata, ma c'è rigore. Rigore! Rigore per l'Insieme a Osonia sul braccio di Fortunato. Leggermente largo, ma... Ioio! La possibilità di segnare il suo primo gol con la maglia dell'Insieme a Osonia, è vero in gara amichevole, è vero che Ioio, il tiro di Ioio, traversa netta, sbaglia il rigore Ioio, poi il tiro, ma l'arbitro blocca tutto. Allora, fuori la manna, dentro con la Cicco. Entrerà un altro giocatore, Ioio si è fatto ipnotizzare letteralmente, entrerà il 17, Natoni al posto di Zonfrilli. Fascia di capitano va sul braccio di Luigi Gioia. Ridisegnato Insieme a Osonia, ma... riparte Ciotola, il passaggio è preso di Guadè, Gioia per Natoni, in mezzo passa Marciano, c'è il fallo da parte di Grossi. Allora,
Una Sonia che adesso è in difesa a 4 con Di Vito, Colacicco, Pirolozzi e Mennella. Centrocampo composto da 3 uomini, con Guadé centrale, affiancato da Grassi e Natoni, un centrocampo a 3 ma molto interno, e 2 esterni che dovranno coprire in fase difensiva, aiutare in attacco, come Corrado e Gioia, a supporto l'unica punta che è Ioio. Parte invece il Gaeta, che sembra avere solo 2 punte, Cerasuolo e il buon Mario Mariniello. Con un centrocampo e una difesa a 4. Difesa a 4 con Ciotola, Mastroianni, Fortunato e il numero 3 Guglietta. Centrocampo invece composto da Marciano, Aprile, Bruni e Di Franco, che gioca come esterno, vorremmo dire così, di centrocampo. Guardi, l'arbitro blocca tutto. Ora ripartire nella battuta Pirolozzi. Guardi. Passaggio verso Grossi, apertura per Di Vito, ancora Grossi, si è alzato in avanti Di Vito, preferisce giocare all'indietro Natoni, passaggio buono per l'inutile scatto di Di Vito, che non riesce a raggiungere il pallone. 24esimo, 20 minuti alla chiusura di questa amichevole, 1-0 decide al momento il gol di Cerasuolo su calcio di rigore, dopo che Ioio si è fatto letteralmente ipnotizzare da Cenerelli. Si scalda De Bonis, quindi fra poco la staffetta tra i due numeri 1 della Mistral, visto che De Bonis è un portiere che ha giocato anche titolare, può concedere valide alternative tra i pali a Parisella in caso di mancanza di under. Arriva il cambio, ancora una volta chiamato da Gioia, spazio ai giovani, potremmo dire così, fuori Pirolozzi, entra il numero 15 De Magistris. Di Vito passa a fare il centrale difensivo, o Natoni addirittura passa a fare il centrale difensivo con Colacicco. Cambio di battuta, ovviamente adesso gli schemi lasciano spazio a quello che trovi, giustamente adesso si testa giocatore per giocatore, la tenuta o la risposta sul campo o eventualmente il tipo di giocata. Tanto Mariniello, classe 82, ha già giocato 70 minuti. La faccia di chi dice che comincia ad avere qualche annetto, vero che non ha segnato, ma pallone giocato verso De Magistris, altro giocatore esterno, potremmo dire così, di difesa. Ciò significa che Di Vito ha preso posto come esterno in avanti, in attacco. Gross per Guadé, cercare Gioia, in qualche modo aggancia, un po' citofonato pallone, l'arbitro qui poteva lasciar continuare, non era convintissimo il signor siciliano. Guadé poteva puntare la porta. Mennella per Grossi, panoramico per Di Vito, lo stop di Di Vito, esce bene su di lui un giocatore della Mista, il passaggio in avanti per Cerasuolo, eterno giocatore d'attacco, Mariniello deve far fare gli straordinari a Mennella, ma è in fuorigioco. Certo, lasciare espulsione per Cerasuolo, espulso Cerasuolo, cartellino rosso ai suoi danni,
in amichevole. Strano espulso. Tanto fuori il numero 7, si tratta di Corrado. Entra un senza numero, dovrebbe essere Ostagno d'Alterio a questo punto. Intanto si sta ancora cercando di capire l'espulsione di Cerasolo. L'arbitro ha estratto il cartellino, quindi il giocatore dovrebbe uscire ad onor di firma. Qui Marinello va a richiamare Cerasolo. Espulsione in amichevole comunque pesa, non serve a nulla, non è un fardello, però comunque ci sta un'espulsione, pesa anche a livello di spogliatoio, a livello di umore. Cerasolo adesso dovrà riprendersi proprio in questo senso mentre va fuori. Allora, dentro Stagno, credo che sia entrato anche D'Alterio, è uscito Ioio, testa china per Ioio, non contentissimo, non so se è entrato Nunez o D'Alterio, fatto sta che ipoteticamente dovrebbero essere entrati tutti. Nunez sull'esterno di sinistra, quindi è entrato Nunez, un ex, non so se è entrato Stagno, sì, è entrato Stagno, quindi ipoteticamente manca l'appello solo D'Alterio, ipoteticamente. Oltre ovviamente a Farina, ma tutta un'ipotesi. Stagno, prodotto del vivaio dell'insieme Ausonia, concede gli ultimi minuti in superiorità numerica a Gioia. Tanto buona la prova di Ciotola, che da quando è stato spostato da esterno a difensore ha cambiato la propria gara in meglio. Pallone verso Grossi, sono tante maglie rosse in questo caso. Stagno interviene sul pallone in ripiego. La sua apertura era passato però in avanti con la Cicco, i due si conoscono, hanno giocato insieme nella Juniores dei Miracoli dell'anno scorso di Gargano, una bella squadra la squadra dello scorso anno. Intanto Guadè cade in aria, non c'è fallo, buona l'occasione, caduto a terra Guadè, però il cross era ottimo. Pronto ad entrare De Bonis, intanto per la squadra della Ausonia sono tutti usciti i titolari. Dentro De Bonis, fuori Cenerelli, ipoteticamente da 8 la sua gara, visto che ha parato il rigore. A Ioio, ed è stato determinante. Gara che riprenderà con calma con De Bonis, che toccherà il suo primo pallone della gara. Di testa Marciano prolunga la chiusura di Stagno, Grossi ancora Stagno, su di lui Mariniello, in qualche modo riesce a conquistarsi il pallone Mariniello, prova a portare a passeggio i giovani dell'Ausonia, perché praticamente è una Ausonia giovanissima adesso. Grossi si è fatto male un giocatore, si tratta di Bruni e c'è l'espulsione. Espulso 18? Di Vito credo che sia. Il giocatore espulso. Si giocherà 10 contro 10, ha avuto la peggio il giocatore dell'Ausonia. Mentre si rialza pian piano anche quello della Mistral. Un po' eccessivo due rossi senza passare dai gialli. Pur sempre un amichevole. Ne approfittano praticamente uno stop tutti i giocatori. Rimasto a terra Bruni. Non sono riuscito a vedere il giocatore espulso. Credo che sia Di Vito. La camera non ci aiuta, ma dovrebbe essere il 16 Di Vito. Sì, è Di Vito, numero 16.
Si è rialzato Bruni. Si riparte piano piano Marciano. Passaggio verso Mastroianni, giro palla. Non so se le espulsioni nelle amichevoli vengono portate in campionato, perché sono comunque amichevoli ufficiali. Chiedo venia per questo dubbio che mi si insinua. Tanto Marinello, il pallone perso, può ripartire De Magistris. Stagno, cercare di qua Mennella. Mennella per Guadè. Ultimi scampoli di gara, 12 minuti da giocare in 10 contro 10. Credo con questi effettivi, anche se Vitale è lì pronto per entrare in campo, non credo che Parisella lo utilizzerà. Passaggio a cercare Mastroianni. Gira su Ciotola. Aprile. Fortunato, alza un campanile scomodo per Marciano. Testa comunque riesce a prolungare De Magistris. Controllo di Stagno, in qualche modo ancora De Magistris. Con la Cicco, per lui esperienze nel campionato d'eccellenza lo scorso anno, brutto infortunio, torna in questa stagione per rilanciarsi con la Cicco. Passaggio verso Mennella da parte di Nunez, uno degli ex di questa gara. Scorso anno buone cose per lui nella squadra della Mistral. Nunez potrebbe anche calciare, lo fa, scalda i guanti a De Bonis. Partenza che sarà proprio del portiere. Non è che spiove. Mennella, passaggio a cercare Nunez. Guadè, passaggio per Grossi. De Magistris preferisce giocarla verso Gioia. Gioia che praticamente ha preso il posto di Ioio in attacco, al centro dell'attacco, con l'uscita del centravanti. Porta a passeggio la sfera Marciano. Cade a terra, c'è fallo secondo il direttore di gara. Il direttore di gara che ha avuto una gara in chiaroscuro, potremmo definirla così. Preparazione amichevole anche per lui. De Magistris. Stagno. Ancora Stagno. Natoni. Un'altra bandiera di questo insieme a Osoni, a Guido Natoni, la bandiera silente, potremmo dire così. Risponde sempre presente quando gli vengono chieste anche azioni scomode, anche posizioni strane. Gioia non riesce a passare in avanti. Grossi, Grossi che non passa. Stagno, Stagno originario di Ausonia. Stanno, si presenterà al soglio della prima squadra. Gioia, il tiro, una volta impensierisce De Bonis, ma fa ottima guardia il portiere ex Fondi. Con tutta calma De Bonis. Se vogliamo trovare i pro e i contro, un bilancio positivo e negativo, per l'insieme Osonia c'è un bilancio dal lato positivo che dice che la squadra dialoga e si cerca spesso e volentieri, ottimi fraseggi, ottime giocate nello stretto, tu per tu, che spesso e volentieri può essere determinante nel campionato. Se vogliamo trovare i contro, per l'insieme Osonia è mancato il cinismo, sbagliato il rigore, un attaccante come Ioio non può permettersi di fare certi sbagli, è vero che è in amichevole, ma in campionato avresti decretato la perdita di tre punti importanti e fondamentali, o la perdita di almeno un punto per
per quello che potrebbe essere l'eventuale pareggio. Quindi la mancanza di cinismo è fondamentale in questo insieme, dovrà lavorarci Gioia proprio su tutto ciò, anche perché con i tiri da lontano puoi sorprendere ma non puoi vincere partite su partite. Stessa cosa per la Mistral Gaeta, un ottimo primo tempo della squadra gaetana di Parisella, buone le affinità, uno dei giocatori simbolo forse è stato proprio Ciotola che cambiando di posizione ha dimostrato di avere buoni numeri anche se non ha il fisico da difensore centrale, da terzo di difesa. È una Mistral che ha dimostrato di avere buone giocate, se proprio vogliamo cercarla tutta, buone azioni d'attacco ma poco dialogo tra i tre attaccanti, vorremmo dire così, che se sono diventati due nel corso della partita, uno solo adesso con Marino dopo l'espulsione di Cerasuolo. Quindi entrambe le squadre cantiere aperto, entrambe le squadre che devono lavorare sui propri pregi ma anche sui propri difetti per presentarsi al difficile giudizio del campionato, sia di promozione che di eccellenza ovviamente. Se vogliamo trovare una nota positiva in comune, dai, ci siamo lanciati in questo giudizio e prosopopea finale, sono i due portieri, sia Zeoli che Cenerelli, hanno dimostrato di essere già in forma, hanno dimostrato di avere ottimi numeri, di essere pronti a fare il loro lavoro, il loro dovere in campionato. Palla per Fortunato, solo Melina adesso, Marciano, buono il giudizio su di lui, reinventato, e qui De Bonis deve evitare di concedere il gol, l'autogol vorremmo dire così, si sta complicando un po' la vita adesso la Mistral. Guadè, il passaggio in mezzo, oh, e Gioia spara alto, altro gol mangiato. Chiedeva il rigore Gioia, c'è corner, c'è il tocco forse da parte di Fortunato, non lo so, forse ci sono eventualmente gli estremi per il rigore, c'è stato il tocco di Fortunato, buona comunque la giocata difensiva del giocatore della Mistral, quelli sono gol che si fanno. Guadelo, stop in aria, non riesce, poi Bruni forse falloso su Stagno, lancio in avanti, lascia proseguire il direttore di gara, non conta il risultato, come diceva il buon Bosco, puoi perdere, è meglio vincere 10 partite 1-0 che non una per 10-0, in questo caso è meglio perdere tutte le amichevoli ma vincere le gare di campionato, quello che sia per i tifosi dell'Ausonia, è vero, lo smacco a livello morale ci sta, ma ovviamente si accetta in caso in cui. Intanto ci sono crampi per aprire, crampi per aprile, ci sta, siamo arrivati praticamente al 40esimo, giocato 85 minuti aprile, ci può stare. Viene soccorso aprile, si dissiedono i giocatori, intanto Gioia e Guadè, giocatori pericolosi ma che non hanno trovato la risposta della rete. Che passeggiano, ovviamente una gara 19 di agosto a questo orario non può che finire con i crampi.
problemi per aprile, non riesce a riprendersi dai crampi. A questo punto credo che scivoleremo al 45esimo dritti per dritti, poi se l'arbitro vorrà recuperare. Sembra potersi rialzare però Aprile, su di lui lo staff. Gare che, squadre che domani conosceranno il proprio calendario, domani ci sarà la festa dei calendari, la cosiddetta festa dei calendari, dove si conosceranno gironi e gare di campionato. Tanta attesa per conoscere il cammino, la roadmap, potremmo dire così, e Mistral che si presenterà poi il 22 di agosto a Christian Bar di Gaeta per togliere il cosiddetto telo che, se la squadra ha già sgambato in alcune amichevoli, ha già fatto tanta preparazione. Tanto ancora una volta Gioia si dimostra un grande uomo, compagna Aprile fuori. Non parlo del giocatore, parlo dell'uomo, che spesso e volentieri le due cose non sono connesse. Non parlo di Gioia in questo caso, ma Gioia ha dimostrato di essere un'ottima persona sia in campo che fuori. Intanto il pallone è restituito dalla Mistral. 44esimo, un minuto alla segnalazione del recupero, sarà nutrito probabilmente, ma poco serve a fini del risultato. Gioia che passeggia molto più nervosamente, mentre a plomba inglese per Parisella. A Gaeta non si vede la panchina, si vede solo di spalle, ma molto sereno il tecnico Fondano, esperienze a Fondi e a Itri, sempre scritto belle pagine nei campionati. Parisella, tanto bella questa iniziativa. Gioia prova a girarsi, il tiro De Magistris, insegue il pallone, potrebbe rimetterlo in mezzo, lo fa, cross altissimo sul secondo palo, Mennella non riesce ad anticipare, poi c'è Nunez in fuorigioco. 45esimo che sta per scoccare. L'invio che sarà di De Bonis su questo calcio di punizione. L'arbitro dice che può bastare così, non si recupera niente. Finisce 0-1 per la squadra ospite della Mistral. Il gol lo decide Cerasuolo su calcio di rigore, ma come già detto sono due squadre in corso d'opera, sono due squadre che devono lavorare per essere protagoniste nel proprio campionato. Io ringrazio Giancarlo Grammatico che ha seguito le formazioni sul campo per la nostra regia tecnica all'esterna 5 di Telegolfo, e linea che va all'intervista. Un saluto e buona domenica da Giuseppe Capuano. Mister Parisella, una bella amichevole, soprattutto nel primo tempo ha dimostrato le capacità delle due formazioni. Sì, sì, noi volevamo fare un test importante dopo quello di Sora, ci volevamo un attimo configurare un'altra volta con un'altra squadra di categoria superiore, quindi vogliamo giocare giovedì anche con l'Itri, perché noi vogliamo aumentare l'asticella, perché solo aumentando l'asticella, solo aumentando i ritmi della partita, quindi inserendo benzina all'interno della squadra, riusciamo un attimo a capire se siamo una squadra di un livello che possiamo competere per traguardi importanti. Quindi questi sono test che fanno bene. Oggi mi è piaciuto soprattutto la sofferenza della squadra, perché avevamo sette giocatori infortunati che non potevano scendere in campo, quindi non avevamo tante soluzioni come cambi, e quindi avevo chiesto ai giocatori, era l'opportunità di fare 90 minuti a molti di loro, perché dovevamo dimostrare se effettivamente a livello fisico stavamo bene. La resistenza soprattutto. Due giocatori in particolare, so che non ama parlare di giocatori in particolare, ma due mi hanno colpito. Ciotola, che è praticamente il manifesto di questa gara, perché è un primo
primo tempo da esterno leggermente sottotono e poi da centrale, non avendo il fisico da centrale veramente Gagliardo, ma un Marciano inventato alla Hamsik, centrale di centrocampo. Stiamo lavorando, io sono l'allenatore che voglio vedere tutto, voglio capire tutti i giocatori, i ruoli che possono fare, dove possono essere utili, perché poi in campionato possiamo avere anche delle emergenze, no? Tra squalifiche, infortuni, situazioni. E oggi sia Ciotola, che ha giocato prima come esterno d'attacco, questo è il quarto di centrocampo, e poi come terzo di difesa, è andato oltre le mie previsioni, quindi un ragazzo del 98, un ragazzo che sa coprire diversi ruoli e quindi è fondamentale per la squadra. Marciano non lo scopro io per quello che sa fare, l'aspetto realizzativo lo conosciamo tutti quanti di questa categoria. Gli ho chiesto oggi se mi faceva vedere che cosa sapeva fare come centrocampista, il primo tempo a due non è che ha sofferto, però poi a tre giustamente si è messo davanti alla difesa e ho visto un giocatore di altissimo livello, un giocatore sprecato per queste categorie, un giocatore che sa fare tutto in mezzo al campo. Ho visto un Parisella che ha anche sperimentato tantissimo a livello degli schemi, difesa a 3, difesa a 4, addirittura a un certo punto a 5 con gli esterni. Sì, ho detto, questa era l'occasione, essendo in emergenza, non avendo tutta la rosa a disposizione, ho detto ai ragazzi che era l'occasione per vedere se potevamo trovare altre soluzioni. Quindi siamo partiti con 3-4-2-1 per vedere un attimo se i tre di difesa si poteva fare qualcosa. Sono andati alla grande, possiamo tranquillamente giocarci la partita anche in questo modo. Poi volevo vedere i due esterni nostri, Bruni e Cerasolo, in mezzo al campo, non esterni larghi, ma esterni che potevano stare sotto palla con l'attaccante, e là abbiamo fatto male, perché nel momento in cui potevamo recuperare i palloni siamo andati dentro e abbiamo fatto qualcosa di importante. Poi nel secondo tempo volevo vedere Marciano davanti alla difesa per avere anche un po' di copertura in più, perché sapevo che la stanchezza poteva poi farla da padrone, e mi ha entusiasmato il suo modo di giocare, il suo modo di portare la squadra in avanti. Il senso delle amichevoli, praticamente, a questo servono. Domani i calendari, lei di che spirito è? Meglio incontrarle tutte subito oppure? Giustamente aspettiamo prima i gironi come vengono fatti, dopodiché sappiamo quali sono le squadre che possono lottare per la vittoria del campionato. Sappiamo anche che il livello si è alzato in alto, quindi già il 2 settembre ci dobbiamo far trovare pronti per essere per combattere, perché tutte le partite bisogna giocarle tutte quante con una certa grinta, determinazione, come abbiamo dimostrato oggi. In bocca al lupo. Crepi. Francesco Grasso, un amichevole che ha dato tante risposte a mister Parisella, che ha sperimentato tantissimo, però si è visto che ci sono tante alternative, addirittura Marciano centrale di centrocampo. Sì, nonostante avessimo la coperta corta oggi, perché avete visto, sì, è vero che eravamo 17-18, però tre ragazzi non erano utilizzabili per via di infortuni, stanno recuperando. Un altro Siniscal che è entrato dopo 10 minuti ha dovuto abbandonare, forse un risentimento all'adduttore dove aveva già problemi. Però hai sottolineato bene la situazione, ha fatto di necessità virtù mister Parisella. Penso che l'esperimento di Marciano come mediano a fianco di Aprile sia riuscito alla perfezione. Poi anche Bruni in secondo tempo ha fatto la mezzala, qualcun altro si è adattato, Ciotola difensore centrale. Mi è piaciuta anche la difesa a tre del primo tempo con Mastroianni, Bernisi e Fortunato, i tre senior. Devo dire in generale ce la siamo cavata con una squadra di categoria superiore, lo sapete, l'Ausonia. Siamo ancora in fase di rodaggio, mancano meno di 15 giorni, quindi è partito ufficialmente il countdown al 2 settembre. Bisogna provarle un po' tutte le soluzioni e poi attuare quelle che meglio vede il mister, che ha visto meglio in questo mese di preparazione. Ecco. Sarà una settimana importante, domani i calendari, poi la presentazione al Christian Bar, si toglie il telo su questa Mistral Gaeta ufficialmente? Sì, si toglie ufficialmente il telo, come hai detto tu, anche perché il telo l'abbiamo già tolto da tempo, visto che attorno a questa squadra ci sono delle aspettative per come è stata strutturata la rosa della Mistral. È normale che tanti si aspettano molto da noi, e noi faremo di tutto per rispondere presente in mezzo al campo. I gironi di campionato, se ne è parlato spesso, è un'eccellenza B, potremmo definirla così, perché tante squadre lì in alto a contendersi quei tre posti importanti. Sì, quei tre posti, principalmente uno, e sono tante, le sociare sono super agguerrite, poi troviamo piazze blasonate come Formia e Terracina, Monte San Biagio ha fatto un'ottima squadra, devo dire che anche Suvio, Pondine si sono rinforzate rispetto all'anno scorso, quindi sarà un campionato ancora più difficile.
Mister Gioia, mezzo pieno, un bel fraseggio. Ho visto una squadra che può giocare il pallone nello stretto e farlo sparire agli avversari. Bicchiere mezzo vuoto, manca forse un po' di cinismo a questo insieme a Osonia. Voglio partire da questo punto di vista. Sì, ma è chiaro, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Facciamo bene il possesso palla, poi magari facciamo fatica a buttarla dentro. Sono due partite che è così, oggi si è visto ancora di più. Siamo stati credo 85 minuti dentro la tre quarti loro e non abbiamo fatto gol, quindi significa che qualcosa lì davanti dobbiamo migliorare o addirittura cambiare, vediamo. Meglio perdere le amichevole e presentarsi in forma al campionato. Questa Osonia però sta lavorando a stretto e si vedono i miglioramenti di settimana in settimana. Sì, è chiaro che con i carichi di lavoro siamo pesanti, se si vede sì giriamo la palla ma la giriamo lentamente, quindi dobbiamo sicuramente velocizzare di più la manovra, però ci sono le basi per fare bene. Quello che mi preoccupa un attimino un po' di più è che lì davanti facciamo fatica poi a buttarla dentro. Su questa situazione dobbiamo lavorare ancora di più. Domani si alza il velo su gironi e campionato, quello che sarà il cammino, cosa si attende? Chiaro, siamo tutti curiosi, quindi fare pronostici o dire meglio questa piuttosto che l'altra diventa difficile oggi, vediamo domani. Ripeto, siamo tutti curiosi, ma credo che come è curiosa l'insieme Osonia siano curiosi un po' tutti, quindi da domani sera possiamo sicuramente dirci qualcosa in più. 15 giorni e poi c'è il fischio ufficiale d'inizio, quale sarà il lavoro dell'insieme Osonia, se ci saranno altri amichevoli? Sì, ne facciamo un'altra sicuramente sabato prossimo a Monte San Biagio, vediamo se in settimana ne riusciamo a fare un'altra. Dobbiamo smaltire i carichi di lavoro che abbiamo fatto fino a ieri mattina, quindi da domani sicuramente iniziamo a lavorare sulla brillantezza, sperando che poi questo lavoro si veda ancora di più in campo la domenica.